Buonasera, sono la professoressa Berga, docente di informatica, e vi do il benvenuto al terzo appuntamento di Orientati al Futuro. La prima parte di questo incontro sarà dedicata all'indirizzo informatica e telecomunicazioni. A seguire ci sarà l'esposizione dei colleghi dell'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio. Ricordo che potrete trovare la registrazione di questo incontro e di quelli precedenti sul sito della scuola, nella sezione Orientati al Futuro. Mi è stato affidato il compito di presentarvi con l'aiuto dei colleghi e di alcuni studenti l'indirizzo informatica e telecomunicazioni. Cercheremo insieme di dare risposte alle domande più frequenti che normalmente vengono poste dai genitori. Parlo di genitori perché questo incontro è dedicato principalmente a loro, ma segnalo che in questa scuola è presente anche un corso serale dell'indirizzo informatica e telecomunicazioni. Quindi alcune delle informazioni che daremo di seguito potranno servire anche ad orientare qualcuno con qualche anno in più, ma che volesse rimettersi in gioco riprendendo gli studi. Per maggiori informazioni inerenti al corso serale potete visitare il sito del Buonarroti e la voce Istituto, offerta formativa, corsi serali, oppure scrivere a serale@buonarroti.tn.it. Ritornando a noi, le domande più comuni che vengono poste abitualmente sono: mio figlio ha le caratteristiche giuste per intraprendere questo percorso? Cosa si studia e quanto? Che prospettive possono esserci dopo i 5 anni di scuola? Per cominciare, qualche giorno fa ho provato a chiedere un parere a 2 miei studenti che frequentano la classe quarta di questo indirizzo. Mi chiamo Ilaria, frequento l'Istituto Buonarroti di Trento e sono in quarta informatica. Attraverso dei miei amici sono venuta a conoscenza dell'indirizzo di informatica e delle sue materie. Mi sono incuriosita, ho iniziato a studiare per conto mio e di conseguenza mi sono anche appassionata e ho capito che questa era la mia strada. Sono Lorenzo e frequento la quarta dell'indirizzo informatica. Dopo il diploma vorrei iscrivermi all'Università di Ingegneria Informatica perché sono molto appassionato di questa materia e vorrei approfondire le conoscenze in questo settore. Alla fine dell'intervista Lorenzo mi consigliava anche di avvisare i futuri studenti di non confondere la passione per i videogiochi con quella per l'informatica, perché un informatico dovrebbe anche avere la curiosità di capire cosa c'è dietro. Condivido quello che ha detto Lorenzo perché fare informatica significa principalmente progettare e scrivere codice. Se mi passate una metafora, è la stessa differenza che passa tra la progettazione di un'automobile e la sua guida. Questo non significa che non si possano coltivare anche altri interessi, perché l'informatica può essere applicata in ogni settore. Ad esempio, il mio studente che si è diplomato l'estate scorsa si è iscritto a Milano proprio ad un corso post-diploma per la realizzazione di videogiochi. Allo stesso modo, non ritengo di norma significativa neanche l'abilità nell'uso di uno smartphone, che abitualmente prevede un approccio per tentativi e poi la memorizzazione di procedure definite però da altri. Una caratteristica invece che accomuna i ragazzi che frequentano con interesse l'indirizzo informatica e telecomunicazioni è soprattutto una certa propensione alla risoluzione dei problemi. Non parlo solo di problemi matematici, ma di qualunque quesito la cui soluzione non è immediata e che richiede quindi uno sforzo di logica e concentrazione, a volte prolungati nel tempo, quindi cruciverba, rebus, scacchi, indovinelli. Attenzione, ho parlato intenzionalmente di attitudine e non di capacità, perché le capacità si possono allenare se c'è la curiosità e l'interesse per farlo. Non per niente, da diversi anni i colleghi di questo indirizzo organizzano la partecipazione dell'Istituto per le classi del biennio a 2 competizioni organizzate dall'AICA, l'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, le Olimpiadi di Problem Solving e Webtrotter, una sorta di caccia al tesoro su internet. A ben vedere, la figura dell'informatica è proprio quella del risolutore di problemi. Qualunque tipo di attività un informatico andrà a svolgere, che sia la creazione di siti web, di applicazioni per il cellulare, la progettazione di reti aziendali o semplicemente l'assistenza, il suo compito sarà quello di rispondere a una specifica esigenza, interpretando e qualche volta anche indovinando o prevedendo i bisogni di qualcuno, formalizzando poi le specifiche e trovando una soluzione efficace ed efficiente al suo problema. Vi faccio un piccolo esempio per darvi un'idea. La scorsa primavera, quando si organizzava la riapertura dei ristoranti e dei bar, ci si domandava come fare per l'utilizzo dei menu che dovevano necessariamente passare di mano in mano. Ho posto il problema in una classe e alcuni studenti hanno ipotizzato, poi realizzato, una soluzione creando un'applicazione in grado di leggere il menu da cellulare attraverso la lettura di un QR code posto sul tavolo ed inviare direttamente l'ordine alle cucine. Per quanto riguarda la seconda domanda, cosa prevede il percorso di studi? Potete vedere qui il quadro orario del triennio. Tra parentesi è indicata la porzione di ore dedicata alle attività di laboratorio. Come si può notare, la materia principe del percorso è informatica, ma sono presenti diverse altre materie che affrontano in modo dettagliato vari aspetti del mondo dell'informatica e delle telecomunicazioni, dal livello più basso, quello dei segnali elettrici, alle applicazioni più vicine all'uomo, fino all'intelligenza artificiale.
A questo punto vi lascio guardare un video che raccoglie una serie di testimonianze inerenti alle varie materie di indirizzo realizzate da colleghi studenti. Sono la professoressa Leonarda Raffoni e insegno informatica. Le competenze principali che intendiamo sviluppare con questa materia, alla base anche delle altre discipline di indirizzo, sono il problem solving e il pensiero computazionale. Grande enfasi viene infatti riservata agli approcci, alle metodologie per la soluzione di problemi. Inoltre si punta ad acquisire una modalità di pensiero legata ai principi che sono alla base dei sistemi digitali. In questo modo gli studenti imparano a gestire in modo competente e responsabile i sistemi legati all'innovazione tecnologica. L'informatica si svolge per 6 ore settimanali, 7 in quinta, di cui 3 ore settimanali in laboratorio. Sono il professor Giuseppe Turisi e insegno al laboratorio di informatica. Durante l'attività di laboratorio, gli studenti lavorano alla realizzazione di software utilizzando linguaggi di programmazione per lo sviluppo di applicazioni desktop e distribuite, come Java, oppure utilizzando linguaggi di programmazione per applicazioni web, come HTML, JavaScript e PHP. Il lavoro viene svolto spesso a piccoli gruppi, solitamente coppie, ma anche individualmente, usufruendo del supporto di compagni e professori. Si punta a una metodologia di apprendimento basata sulla ricerca e scoperta autonoma, che consente agli studenti di essere preparati ad affrontare con successo la formazione continua che li vedrà impegnati su tecnologie e linguaggi sempre nuovi. I progetti sono nel DNA del nostro indirizzo. Il Project Based Learning, cioè l'apprendimento basato sulla realizzazione di progetti, fa parte delle nostre attività in ogni anno di corso. Infatti, già a partire dalla classe terza, proponiamo iniziative di alto valore formativo in collaborazione con i nostri partner aziendali, enti di ricerca o università. Mi chiamo Matteo Nelli e frequento la classe terza informatica. Quest'anno parteciperò assieme alla mia classe ad un progetto proposto da Fondazione Bruno Kessler che riguarda la data science, cioè quella scienza emergente che studia la gestione e l'analisi dei dati a fini scientifici e sociali. Noi prenderemo ad esempio lo studio dell'andamento dei dati epidemiologici del Covid-19. Grazie ai progetti, i nostri studenti hanno l'opportunità di cimentarsi con problemi reali in ambiti innovativi, selezionati perché di particolare interesse non solo per la loro formazione, ma anche per l'orientamento post-diploma e la loro futura carriera. Sono Giacomo e frequento la classe quarta informatica. L'anno scorso la mia classe ha partecipato al progetto Bottega della Scienza, promosso da FBK, volto a creare legame fra ricerca scientifica e cittadini. Nell'ambito del progetto ci siamo avvicinati al tema dell'intelligenza artificiale posta al servizio della salute. A seguito di questa esperienza, ho avuto l'opportunità di svolgere uno stage estivo nell'ambito dei chatbot, i componenti che si usano per l'interrogazione dei sistemi esperti. È molto importante ricordare che grazie a questa tipologia di didattica, gli studenti, oltre a sviluppare competenze specialistiche legate a temi avanzati, rafforzano anche le soft skills, cioè quelle abilità trasversali, fra cui la collaborazione, il pensiero critico, le capacità comunicative, che sono riconosciute a livello europeo come indispensabili per i professionisti di domani. Mi chiamo Francesco Bocchetti e frequento la classe quinta. Nel corso del triennio, io e la mia classe ci siamo occupati di vari progetti, tra cui e-mining con Hub Innovazione Trentino, RAE, incentrato sulla rivalutazione e sul riciclo delle componenti hardware, alla NASA Challenge con chip e sensori che sono oggi in uso sulla Stazione Spaziale Internazionale e al progetto IT-IoT Infrastructures con la Fondazione Bruno Kessler che era incentrato sulla cybersecurity. Quest'anno ci occuperemo della creazione di un sito web che poi metteremo a disposizione di un istituto comprensivo. Sono Francesca Riccobon, insegnante teorica di sistemi e reti. La materia, nel corso del triennio, ci porterà a scoprire quali siano i misteri di Internet attraverso un percorso pratico-teorico. In questo triennio lo studente acquisirà delle solide competenze teoriche che gli permetteranno di frequentare percorsi universitari molto specifici, inerenti anche alla materia di sistemi e A consolidamento delle conoscenze teoriche si aggiunge una solida preparazione pratica che permetterà allo studente di trovare facilmente sbocchi lavorativi, sia durante il percorso di studi, sia al termine dello stesso. Sono Biagio Pallone, insegnante tecnico pratico che si occupa della parte laboratoriale.
Buongiorno a tutti, mi chiamo Samuel Farina. Oggi sono qui a raccontarvi la mia esperienza. Ho frequentato l'Istituto Michelangelo Buonarroti di Trento, più precisamente l'indirizzo informatico, dove mi sono diplomato nel 2019. Come ben sapete, il mondo dell'informatica è molto ampio e comprende diversi settori. Oggi volevo parlarvi della materia di sistemi e reti e come quest'ultima mi ha aiutato a trovare il mio attuale lavoro. Infatti, subito dopo il diploma, sono stato assunto in un'azienda informatica del territorio di nome MPA Solutions. Riassumendo in breve il mio lavoro, all'interno dell'azienda mi occupo di fornire supporto help desk ai nostri clienti e, assieme ai miei colleghi, di gestire le varie infrastrutture di rete aziendali. Questo vuol dire, in poche parole, andare a lavorare su server, PC client, i vari dispositivi di rete come possono essere switch, router o firewall, la rete LAN, le connessioni a internet e molto altro ancora. Tutto questo, come potete ben immaginare, sta alla base della materia di sistemi e reti, la quale, durante tutto il mio periodo scolastico, mi ha fornito una solida base di conoscenze, conoscenze che mi sono tornate utili in molti casi. La materia, nel corso di questi 3 anni, attraverso progettazione, simulazione e realizzazione, permetterà allo studente di acquisire conoscenze, abilità e competenze. Nella prima fase, la progettazione, prettamente teorica, gli studenti imparano a impostare e valutare le caratteristiche di un determinato problema e a capire quali siano gli elementi che entrano in gioco. Andiamo un po' nello specifico. Durante il terzo anno, gli studenti apprendono il concetto di rete locale, meglio conosciuta per gli studenti come LAN, le caratteristiche e gli elementi che la caratterizzano, come ad esempio gli indirizzi IPv4 e gli switch. In questo primo momento lo studente prende coscienza che esistono molteplici reti e non sono tutte in internet. Nel quarto anno le conoscenze vengono ulteriormente ampliate. Si introduce il dispositivo router. È proprio colui che ci permette di entrare in internet. Grazie ad esso possiamo uscire dalla nostra rete LAN e quindi avventurarci in internet e capire come funziona tutto senza perdere la rotta. Infine, durante il quinto anno ci si concentra sulla sicurezza. Firewall, crittografia, privacy. Tutti questi sono concetti necessari per proteggere la nostra rete e i nostri dati, sia quando siamo a casa sia quando stiamo navigando. Fin da subito, man mano che si svolge l'attività teorica progettuale, lo studente può valutare la correttezza di quanto progettato andando a simulare ciò che è realizzato su CAT grazie all'apposito software di simulazione Cisco Packer Tracer. Durante il terzo anno, gli studenti imparano ad implementare una rete LAN, ovvero dalla configurazione di indirizzi IP fino agli accessi remoti sui dispositivi. Inoltre, imparano ad esaminare ed analizzare il traffico dei dati di una rete locale attraverso quella che è la tecnica dello sniffing. Il passaggio successivo, il quarto anno, è quello di far comunicare più reti LAN tra di loro. Il percorso, che si conclude con la messa in sicurezza di una rete, prevede anche la configurazione dei vari servizi web: server di posta elettronica, web server, server DNS. L'indirizzo non dimentica il suo essere sito tecnico certificato Cisco. Infatti, grazie al professor Dalpra, dal quarto anno gli studenti hanno la possibilità di conseguire la certificazione CCNA Introduction to Networks. Durante il quinto anno gli studenti che hanno superato il precedente step possono conseguire anche una seconda certificazione CCNA Switching Routing and Wireless Essential. In qualità di partner Cisco, nei nostri laboratori sono presenti sia dispositivi fisici essenziali, quali switch, router, sia access point, IPphone, server. Questi dispositivi permettono la realizzazione vera e propria delle reti studiate durante il triennio, a partire dalle reti LAN più semplici fino a quelle più complesse, che implicano la presenza di più dispositivi. Gli studenti possono quindi mettersi alla prova fin dall'inizio del loro percorso di studi, realizzando e testando ciò che progettano e simulano. Buonasera, il mio nome è Anna Maria Elisei e sono docente di TIPSIT e di GPOE al Buonarroti di Trento.
Allora, quando il nostro studente arriva al triennio e sceglie l'indirizzo informatica, sa di dover affrontare, oltre alle materie informatica e sistemi e reti, questa nuova materia che si intitola TIPSIT. Le tre materie aiutano lo studente ad acquisire le nozioni fondamentali per poter affrontare più avanti il mondo del lavoro o piuttosto che l'università. Se parliamo di TIPSIT, una panoramica degli argomenti che affronteremo in terza, trattano per prima cosa un viaggio all'interno del PC, quindi gli studenti affiancati dai docenti vanno in laboratorio e imparano a smontare e a montare il PC, quindi toccano i componenti di modo che possano acquisire più consapevolezza delle componenti dei PC. In aula, allo stesso tempo, si va a vedere gli aspetti teorici che riguardano la comunicazione tra le componenti del PC. Si farà un approfondimento anche della rappresentazione dei dati, perché i dati che noi inseriamo, che siano testi, immagini, inseriamo nel PC, in realtà all'interno del processore sono rappresentati come sequenze di cifre binarie, quindi 0 e 1. Fatto questo, si va avanti con lo studio dei sistemi operativi in generale, quindi come sono strutturati, quali sono le loro funzionalità, e vedremo come un sistema operativo è in grado di gestire più programmi che noi lanciamo contemporaneamente, quindi per esempio il fatto di poter ascoltare musica piuttosto che andare su internet, editare un file di testo. Il sistema operativo ha le sue modalità per gestire in contemporanea tutti questi programmi. In laboratorio, dall'altra parte, si vanno ad approfondire due linguaggi di programmazione che sono Assembly e C, attraverso i quali i nostri studenti saranno in grado di simulare problemi semplici della vita reale. Adesso ci troviamo in quinta, rispetto agli anni precedenti nei quali abbiamo trattato aspetti che riguardavano il singolo computer, adesso andremo ad approfondire aspetti che riguardano applicazioni piuttosto che dati che sono distribuiti su computer diversi. Questo succede in aula, mentre in laboratorio gli studenti impareranno a simulare e a creare delle applicazioni web utilizzando il linguaggio di programmazione Java. Non potevamo chiudere il corso di TIPSIT senza dare uno sguardo ai dispositivi mobili. Infatti qua andremo a vedere gli aspetti generali e l'evoluzione dei dispositivi mobili, così come anche particolarità riguardanti il sistema operativo per i dispositivi mobili, che è Android. Come dicevo prima, oltre a TIPSIT, sto insegnando anche GPOE, che è una materia che gli studenti affronteranno in quinta e che, rispetto alle materie di prima che sviluppano competenze di tipo tecnico, GPOE è una materia che sviluppa competenze di tipo gestionale. Così in aula affronteremo delle tecniche di pianificazione, controllo temporale, piuttosto che gestione delle risorse e dei progetti, mentre invece in laboratorio impareremo l'uso di un software per la gestione dei progetti in generale e un altro software, che è un software collaborativo che aiuterà i ragazzi a sviluppare competenze di lavoro in squadra. È un lavoro collaborativo per progetti informatici. Per concludere, un cenno alla didattica integrata con la metodologia CLIL. Come avete capito, l'inglese è entrato nelle vite di tutti noi, specialmente nelle vite degli informatici. Per cui un istituto tecnico con l'indirizzo informatica dà maggior peso anche alla didattica integrata con la metodologia CLIL,
che aiuta gli studenti ad acquisire le competenze tecnico-linguistiche di cui avranno bisogno per poter affrontare il lavoro o l'università anche a livello internazionale. Insomma, le strade sono davvero tante, bisogna mettersi in gioco e sfruttare appieno tutte le possibilità. Durante il triennio dell'indirizzo informatica, i nostri ragazzi possono partecipare a diverse attività e progetti che li mettono in gioco non solo nel campo dell'informatica, ma anche in altri settori dove la tecnologia entra in gioco. Grazie a questi, non solo andiamo a studiare la tecnologia, ma andiamo a preoccuparci di cosa succede dopo e in particolare di tutto ciò che riguarda il riciclo di materiali elettrici ed elettronici. Ad esempio, nell'ambito di un progetto europeo coordinato da IT Hub Innovation Trentino, la nostra scuola ha promosso degli eventi per la sensibilizzazione della popolazione per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici, a cui è possibile dare una seconda vita grazie a materiali rari e preziosi che sono dentro contenuti. Il progetto dei nostri studenti, grazie al lavoro portato avanti, si è distinto a livello europeo, ricevendo il premio per la migliore campagna di sensibilizzazione pubblica sull'importanza dei rifiuti elettrici ed elettronici del loro riciclo. La popolazione ha apprezzato molto il nostro impegno e soprattutto quello degli studenti che si sono messi in gioco. Rimanendo nel campo della tecnologia, una grande collaborazione dell'Istituto è quella con la Fondazione Bruno Kessler, consolidata già da molti anni. Nel campo dell'informatica è sempre più importante la sicurezza nel trattamento dei dati e della trasmissione di dati nelle reti. Quindi l'importanza della cyber security è un aspetto fondamentale dei nostri studi. E grazie a tutti i ricercatori e gli esperti di FBK abbiamo potuto affrontare dei progetti che riguardavano il settore della sicurezza informatica. L'obiettivo raggiunto era quello di avere dei sistemi informatici pienamente sicuri per l'utente, immuni da attacchi esterni, atti a minarne il funzionamento. Un'altra importante collaborazione che abbiamo instaurato negli ultimi anni è con Unicredit, grazie alla quale abbiamo offerto ai nostri studenti la possibilità di sperimentare presso un'unità di cyber security bancaria della stessa Unicredit delle attività in ambito informatico e della sicurezza informatica, in particolare sulle frodi informatiche e sugli attacchi informatici. Questa esperienza ha consentito ai nostri studenti di vedere delle tecnologie, dei metodi innovativi, reali nel mondo del lavoro e nel campo della sicurezza informatica. Grande spazio poi viene dato alle aziende del territorio nei nostri progetti, coinvolgendo direttamente nelle sfide del mercato i nostri studenti per vedere con i loro occhi quali sono le attività che le aziende svolgono sul territorio. Un esempio è il lavoro portato avanti con l'azienda GP S.P.A. di Trento, all'interno del progetto TUSEI di Confindustria. Gli studenti hanno potuto sperimentare e portare l'innovazione all'interno del tessuto industriale locale, dando un contributo importante per lo sviluppo dell'azienda e dei suoi prodotti nella filiera produttiva. Tale lavoro poi è stato premiato all'evento finale del progetto TUSEI organizzato da Confindustria, con il premio per il progetto con il miglior impatto digitale. Dal tessuto locale passiamo all'ambito internazionale. Infatti la scuola con i suoi studenti partecipa a progetti da respiro internazionale. Uno di questi, ad esempio, è l'ESA AstroPi Challenge, una challenge organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea che coinvolge gli studenti di tutta l'Unione Europea. Gli studenti progettano, sperimentano e interagiscono con i tecnici dell'Agenzia Spaziale Europea per portare in orbita il proprio progetto. I team del Bonarroti, che hanno partecipato in questi anni, hanno sempre raggiunto ottimi risultati, arrivando fino alla fase finale europea. Sono molti altri i progetti in cui sono coinvolti i nostri studenti, dall'ambito locale all'ambito internazionale, dalle aziende locali al mondo dell'educazione. In ogni campo partecipiamo, sperimentiamo, diamo delle nuove opportunità ai ragazzi per sviluppare le proprie competenze e capacità che saranno loro utili nel futuro quando si affacceranno nel mondo del lavoro. Come avete potuto intuire da quanto detto dai colleghi, il campo dell'informatica è perennemente in evoluzione.
e questo comporta un continuo sforzo di aggiornamento professionale. Come docenti cerchiamo di mantenerci al passo con i nuovi sviluppi, mantenendo i contatti con l'università, gli enti di ricerca e le aziende del territorio. In prospettiva, anche uno studente che intraprende gli studi in questo settore deve a sua volta considerare l'aggiornamento continuo come una componente importante della professione che andrà a svolgere, il che può essere molto impegnativo, ma allo stesso tempo altrettanto stimolante. Sicuramente non si annoierà mai. Per concludere, analizziamo le prospettive che si possono presentare alla conclusione del ciclo di studi. Innanzitutto, il titolo di studi conseguito in quanto diploma quinquennale consente l'iscrizione a qualunque facoltà. In particolare, è possibile proseguire gli studi nel settore informatico o in uno affine, iscrivendosi ad un corso universitario. Anche presso l'Università di Trento esiste il Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione che organizza diversi corsi di laurea. Ma c'è una caratteristica dell'informatica che varrebbe la pena considerare. L'informatica è diventata una componente importante di ogni ambito della società moderna. Di conseguenza, uno studente che abbia anche altri interessi può continuare gli studi in qualunque altro settore, riuscendo però a mettere comunque a frutto quanto appreso nel nostro corso di studi. Ho elencato qui, a titolo di esempio, alcuni due corsi di laurea organizzati sempre dall'Università di Trento, ma in ambiti completamente differenti. Il primo è organizzato dal Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e affronta le nuove tecnologie dal punto di vista socio-psicopedagogico. Il secondo è organizzato dal CBO e consente un approccio integrato e innovativo tra biologia e informatica. Esistono poi diversi corsi post-diploma, più o meno inerenti agli indirizzi di studi. In particolare è possibile iscriversi ai percorsi biennali di alta formazione professionale che rilasciano un diploma di tecnico superiore e che prevedono periodi di stage in azienda. Se invece l'interesse è quello di inserirsi subito nel mercato del lavoro, è possibile trovare impiego in piccole aziende locali, nazionali o internazionali, che forniscono servizi informatici di vario genere, dall'assistenza alla gestione delle reti allo sviluppo del software e così via. Esistono poi aziende private che operano invece in altri settori, oppure ci sono le banche o le cooperative o altri tipi di aziende che hanno la necessità di assumere in proprio un esperto a cui affidare la soluzione dei propri problemi di tipo informatico, o che hanno addirittura un vero e proprio centro di elaborazione dati, o ancora che hanno la necessità di sviluppo software in proprio sia per la gestione dell'organizzazione interna sia magari per l'utilizzo dei prodotti venduti. Anche nel settore pubblico la digitalizzazione sta diventando sempre più significativa, dai comuni alla provincia agli enti statali. Trentino Digitale, per esempio, è una società che fa capo alla provincia autonoma di Trento e che è nata dalla fusione di Informatica Trentina e Trentino Network. Infine, per concludere, un'interessante opportunità è quella di dedicarsi alla libera professione, magari creando una start-up. Questo è particolarmente significativo per gli informatici perché per intraprendere un'attività nel settore informatico non sono normalmente necessari grossi investimenti in quanto il capitale è soprattutto nelle competenze acquisite. Allora, con quest'ultima considerazione vi saluto e passo la parola ai colleghi dell'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio. Buona serata. Buonasera, sono il professore Rampino e sono insegnante dell'Istituto Tecnico Buonarroti nell'indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio, chiamato anche CAT. E io sono qui oggi per illustrarvi in cosa consiste questo indirizzo. L'indirizzo è suddiviso in due articolazioni, e cioè Costruzione Ambiente e Territorio e Geotecnico. E, diciamo, queste due articolazioni prevedono due profili ovviamente diversi fra di loro. Nel primo, cioè il tecnico in costruzione ambiente e territorio, sarà in grado di progettare le strutture, infrastrutture, edifici, arredi interni ed esterni, sarà in grado di effettuare delle valutazioni di beni immobili e degli accertamenti catastali, e inoltre sarà in grado di effettuare dei rilievi sul terreno topografici e organizzare in sicurezza i cantieri. Mentre il tecnico geotecnico invece imparerà e sarà in grado di tutelare e valorizzare il territorio, di progettare delle opere idrauliche e delle opere di difesa del territorio stesso. Diciamo che per quanto riguarda il quadro orario, questo è formato da 35 ore settimanali suddivise in 5 giorni. Ogni articolazione prevederà sia le discipline comuni che le cosiddette discipline professionalizzanti.
Per quanto riguarda la prima articolazione, cioè costruzioni, ambiente e territorio, le materie professionalizzanti sono rappresentate da progettazione e costruzione impianti, da economia estimo, che sono le materie che faccio io, topografia, gestione cantiere e area dell'autonomia. Mentre l'articolazione geotecnico prevede delle materie che riguardano la parte di geologia e la parte di progettazione e diciamo, gestione delle opere idrauliche di difesa del territorio. Un particolare riferimento riguarda, diciamo, adesso prendiamo in considerazione l'area dell'autonomia, per quanto da 3 anni diciamo, l'indirizzo costruzione ambiente e territorio ha siglato un accordo con il Collegio dei Geometri e ha improntato il cosiddetto progetto Geometri 4.0, che consiste, come vedete in questa slide, in una serie di moduli che vengono fatte nei 3 anni, in cui dopo un periodo di formazione c'è un esame in presenza di esponenti del Collegio dei Geometri, al termine del quale, se superato, si darà una certificazione del superamento di quel modulo. E quindi nel terzo anno si faranno 3 moduli che riguardano il disegno e la progettazione, ovviamente su computer, quindi sono dei software come CAD 2D, 3D e il BIM, che non è altro che un CAD 3D avanzato. E al termine di ognuno di questi 3 moduli verranno fatti degli esami in presenza, come ho detto prima, di esponenti del Collegio dei Geometri, e successivamente ci saranno le certificazioni se questi moduli vengono superati. In quarta ci sarà un programma che riguarda il catasto fondiario e ovviamente il software che viene utilizzato per il catasto fondiario, che prende il nome di Pregeo, e in quinta invece si prenderà in considerazione il catasto urbano e il tavolare e appunto altri 2 software che sono il Platab per il tavolare e il DOCFA 4 per quanto riguarda il catasto urbano. Al termine dei 5 anni, dopo il diploma, il Collegio dei Geometri consegnerà un libretto a ogni studente dove verranno riportate tutte le certificazioni e quindi anche le competenze che sono state raggiunte da ogni studente. Capite bene che questo è importante, in quanto in un colloquio di lavoro lo studente si presenta con questo libretto in cui vengono certificate dal Collegio dei Geometri tutte le competenze e le conoscenze di questi software che ha lo studente. Adesso vi mostrerò quali sono i laboratori che vengono usati in questo indirizzo, partendo dal laboratorio della materia progettazione costruzione impianti. Buonasera a tutti, sono Sonia Piccolo-Arz, insegno all'ITT Buonarroti nel percorso costruzione ambiente e territorio. E insegno una materia articolata, progettazione e costruzione impianti, che investe molti aspetti del settore edilizio all'interno dell'ambiente e del nostro territorio. Vediamo di capire in maniera più approfondita che cosa significa per noi progettazione. Per noi significa progettazione grafica principalmente, quindi utilizzare software dedicati come l'AutoCAD per insegnare e i ragazzi, gli studenti, imparare chiaramente il 2D e il 3D e partono da dei disegni abbastanza semplici, quali elementi di design d'arredo, d'altore, la riproduzione in proiezioni ortogonali e successivamente in 3D, oppure il disegno di elementi volumetrici semplici che riproducano la lettura in chiave moderna di edifici. Segue la rappresentazione di elementi geometrici, anche in questo caso molto semplici, in 2 dimensioni, poi trasportati in 3 dimensioni attraverso estrusioni, attraverso l'utilizzo sempre di AutoCAD, e lo studio del loro movimento orbitale. Lavori più approfonditi sono quelli che riguardano la progettazione di appartamenti, oppure
di spazi destinati in modo speciale ad un appartamento, quale ad esempio il disegno grafico di un bagno, l'allestimento di tutti gli elementi che caratterizzano l'arredo di un bagno. Ampliando il discorso, si può portare la progettazione allo studio di un appartamento in due dimensioni, chiaramente sempre utilizzando AutoCAD, BIM o software d'effetto paralleli, che riescono a mettere in evidenza la tridimensionalità del volume stesso. Cosa intendiamo per costruzione? In genere intendiamo quella parte dedicata in appoggio alla progettazione architettonica che si occupa di studio dei materiali e delle strutture. Partiamo da delle prove di laboratorio di materiali, analizzando ad esempio i laterizi per vedere lo schiacciamento che possono essere in grado di sopportare dovuto ai carichi esterni. Stessa cosa avviene ad esempio nello studio del legno, a flessione, oppure provini di calcestruzzo. Effettuiamo sul laterizio utilizzato solitamente nelle tramezze con il dinamometro elettronico Galdamine una prova meccanica, effettuando su di esso peso fino a valutare quale peso massimo può, a quale peso massimo può resistere. Ma non meno importante è la parte impiantistica. La parte impiantistica è da supporto chiaramente alla progettazione architettonica. Cosa intendiamo per impianti? Intendiamo il progetto degli impianti base come l'elettrico, il termoidraulico, il fotovoltaico, il solare, ma anche imparare a come si allestiscono all'interno dei cantieri. Quindi, ultimo aspetto, la cantieristica e la sicurezza nei cantieri. I ragazzi sono in grado di toccare con mano quello che hanno studiato a livello teorico. Si programmano uscite nei cantieri del territorio e all'interno dei cantieri chiaramente hanno la possibilità di visualizzare quello di cui hanno sempre sentito parlare. Si parte dalla fase progettuale e si arriva effettivamente alla fase esecutiva, con un approccio molto attento alla sicurezza. Adesso vediamo il laboratorio di un'altra materia molto importante, che è quello di topografia. Buonasera, mi chiamo Walter Paternoster e sono un insegnante di topografia. Innanzitutto vi spiego che cos'è la topografia. È una scienza che si occupa di misurare il territorio e poi di farne una restituzione in due dimensioni o in tre dimensioni. Le applicazioni della topografia e quindi di tutte le misure che andiamo a prendere sul territorio sono molteplici. Ad esempio, dobbiamo pensare che ogni qualvolta vogliamo costruire o un nuovo edificio o una nuova strada, abbiamo bisogno di conoscere la superficie sulla quale verrà realizzata. Altre applicazioni importanti di queste misure sono ad esempio il monitoraggio di infrastrutture, come ad esempio i ponti, oppure il monitoraggio di movimenti franosi. Un'altra applicazione importantissima che spesso non ci ricordiamo ma fa parte della quotidianità è l'aggiornamento delle mappe catastali. Quotidianamente succede che ci sono successioni ereditarie, ci sono delle compravendite e tutti questi atti hanno bisogno di aggiornamento della mappa e questo comporta il rilievo del territorio e quindi una restituzione tramite nuovi confini inseriti nella cartografia aggiornata.
Per eseguire tutte queste operazioni, nel nostro laboratorio di topografia possiamo mettere a disposizione dei nostri studenti tutta una serie di strumentazioni moderne e di precisione, tra le quali livelli laser, piuttosto che istruzioni totali, piuttosto che il drone. Buonasera, sono Luca e sono uno studente di quarto CTA. Ho utilizzato il drone della scuola per mostrarvi la maneggevolezza e la potenzialità di questo strumento nel campo dei rilievi topografici. Grazie al drone è possibile scattare fotografie e registrare video dai quali puoi estrapolare delle informazioni utili. Il drone al suo interno ha un GPS tramite il quale è possibile geolocalizzarlo e guidarlo lungo un percorso definito. Attraverso il drone sarà possibile scattare tutta una serie di fotogrammi, ovviamente anche dall'alto, che permetteranno, ricoprendo il territorio e l'edificio da restituire, di elaborare un modello tridimensionale. In particolare, sarà possibile ottenere una nuvola di punti 3D che potranno essere esportati in un CAD al fine di consentire un progetto sul rilievo appena eseguito. È possibile avere, oltre alla nuvola di punti, anche una mesh che non è altro che una pelle, una superficie che andrà a ricoprire tutto ciò che abbiamo rilevato con le fotografie. Perché piace la topografia? Sicuramente perché consente di lavorare sia all'aperto, prendendo delle misurazioni, uscendo con gli strumenti, e poi di fare un lavoro in ufficio, quindi rientrando, scaricando tutti i dati per andare ad ottenere i rilievi necessari alle opere di progettazione future. Un altro aspetto importante è che noi ci prendiamo cura dell'ambiente, perché facendo rilievi del nostro territorio abbiamo un'idea di come si trasforma e possiamo anche capire e risolvere eventuali problemi. Non da ultima, la possibilità offerta ai ragazzi di utilizzare degli strumenti professionali che ritroveranno poi anche all'esterno nel mondo del lavoro. Buonasera, sono Giorgia e frequento la classe 4 CTA. Ho scelto questo indirizzo perché sono sempre stata affascinata dalle materie tecniche che vengono svolte durante questo corso, come ad esempio topografia, progettazione ed estimo. Inoltre credo che questo corso permetta di avere una formazione completa al termine degli studi, il che apre molte possibilità. Infatti si può decidere di frequentare poi una qualsiasi università oppure di entrare a far parte del mondo del lavoro. Consiglio quindi questo indirizzo a tutti coloro che sono interessati al mondo dell'edilizia e alla tutela del territorio. Ecco, adesso vediamo quali sono le possibili occupazioni post diploma che si possono avere. Ovviamente si possono avere occupazioni nel settore pubblico, principalmente presso uffici territoriali della pubblica amministrazione, quali per esempio comune, provincia, catasto, tavolare, eccetera. Oppure nel settore privato come esperto di progettazione, utilizzando il software che ha utilizzato durante l'area dell'autonomia, direttore tecnico di cantiere, esperto in stime e valutazioni immobiliari, come anche intermediatore immobiliare o come anche certificatore energetico di edifici. Ovviamente accanto a queste possibilità di occupazione c'è anche la possibilità, dopo aver fatto un periodo di tirocinio di 18 mesi, di fare l'esame di Stato per esercitare la libera professione di geometra, oppure continuare lo studio universitario, qualunque facoltà universitaria, ovviamente con, in particolare, architettura, ingegneria e design. Ovviamente però anche tutte le altre università possono essere effettuate. Per ogni ulteriore informazione o per rivedere il video, vi potete collegare a questo sito e vedete la sua impressione, orientati al futuro, @buonarrotn.it. La mia presentazione è finita e vi ricordo soltanto che l'ultima presentazione del corso di chimica avverrà il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 18. Grazie per l'attenzione, buona serata.